su queste professioni e in che modo fare le prime esperienze. Allora, innanzitutto è tutta una questione di approccio mentale alle cose. Pensa al percorso universitario. C'è una stanza, ci sono 300 persone, c'è un docente, e però alla fine del percorso ogni singolo essere umano ha estratto da quello stesso identico contesto una cosa completamente diversa. Quindi che vuol dire che anche se ti metto su un binario, che è magari quello prestabilito dal sistema, cioè l'università, poi molto dipende da come ti ci approcci e sulla base di quello da quanto valore ne puoi estrarre. L'approccio, la mentalità giusta, tra virgolette, qual è? Quella di renderti conto che, appunto, primo, se stai andando all'università, l'obiettivo non è la laurea. So che è strano da dire, ma per come molte persone vivono l'università, sembra che la metrica fondamentale sia con quanto ti laurei. Poi succede una cosa molto spiacevole, che prendi il massimo dei voti, ti laurei col massimo dei voti, esci dall'università e non hai un lavoro, bam, e in un secondo sei spaesato. E lì ti rendi conto che forse la partita che stavi giocando non era imparare la lezione a memoria, studiare 3 ore al giorno e spendere il resto a non fare niente, ma forse il tempo libero che avevi a disposizione l'avresti potuto investire a fare altro. Quindi la mentalità qual è? Prendere il massimo da quello che stai facendo, perché qualunque cosa semini prima la raccogli dopo. Ti faccio un esempio pratico. Se tu stai facendo un percorso universitario, che ovviamente non è indispensabile per trovare un lavoro, ma una volta che ci stai dentro, spero che fai il meglio per valorizzare la retta che stai pagando tu con i tuoi soldi, con i tuoi genitori. Una volta che stai lì, mettiti in testa che puoi fare network all'università, che è letteralmente un concetto che ti tornerà utile anche dopo nel mondo del lavoro. Il network che cos'è? È la capacità di stringere relazioni e vivere letteralmente la tua vita come la mossa del cavallo sulla scacchiera, cioè a 2 mosse di distanza. Io conosco lui oggi, abbiamo la stessa età, stiamo all'università e non contiamo nulla sul pianeta Terra, però lui mi sembra in gamba e io sembro in gamba a lui. Stringiamo un rapporto, siamo amici, restiamo in contatto, cominciamo a sporcarci le mani magari con un blog nostro su un tema che ci piace in comune, quindi cominciamo a fare delle cose insieme e succede che poi io finisco ad essere il capo di una scuola e lui si specializza in una cosa. Io 7 anni dopo lo chiamo a fare il docente. Oppure stringiamo relazione, finisce l'università, lui trova subito lavoro, io sbaglio la mia prima esperienza perché magari vado a fare un colloquio, perché è il primo che mi è capitato, accetto un lavoro che non dovevo accettare, lui è quello che mi salva e mi dice: senti, ma vuoi venire a lavorare da me? Si tratta di stringere relazioni con 3 persone che o ti stanno sedute a fianco o stanno sedute alla cattedra, i docenti, perché anche loro sono network, perché anche loro hanno contatti, perché anche loro ti possono portare a quella prima opportunità di lavoro, come tra l'altro è stato anche per me, cioè che un docente universitario al quale ho fatto di tutto per fare bella figura perché mi stava molto simpatico, mi sembrava molto in gamba, mi ha letteralmente aperto la prima porta lavorativa. Però perché me lo sono meritato e perché ho sempre vissuto le relazioni anche all'università come poi l'avrei vissuta nel mondo del lavoro, cioè seminare strette di mano e conoscenze di valore, perché se tu metti insieme due menti interessanti succede sempre qualcosa di utile, solo che succede sul lungo termine. Mentre tu, studente universitario, tendi a essere molto frettoloso e impaziente e vuoi tutto e subito, e se ti stringo la mano e non mi dai un lavoro domani, dico ok, quella cosa non mi serve. Mentre dovete avere un approccio molto diverso, molto meno utilitaristico. Io non ti stringo la mano perché voglio qualcosa da te, non dovete vivere la vita con questo stato di ansia, deve essere una cosa piacevole e naturale. Però se tu hai quell'approccio e ti rendi conto che le persone che ti stanno intorno, 5-6 individui interessanti su 300 che occupano un'aula, possono essere le persone con cui cominci a fare un progetto, cominci a fare un po' di pratica, scopri anche semplicemente come è fatto un CMS, che cos'è WordPress, perché siccome hai fatto un blog insieme a loro, che è gratis, cominci letteralmente a vedere quali sono i campi e scopri che c'è un plugin SEO, che cos'è la SEO? E ti cominci a documentare. Però per questo blog vogliamo un pochino promuoverlo sui social media. Ok, cominci a sporcarti le mani con delle cose pratiche. Cose pratiche che cosa sono? L'importante è avere un obiettivo. Se tu guardi da fuori queste cose non basta. Devi trovare letteralmente una volta che hai l'approccio giusto, devi trovare una scusa per renderlo un pochino pratico. Ti devi autodare dei piccoli obiettivi. Se tu apri quel blog e insieme ai tuoi 6 colleghi svegli universitari vi mettete in testa che dovete raggiungere un certo numero di visitatori, farete di tutto per arrivare a quell'obiettivo. Se invece tu guardi queste piattaforme, puoi intuire dei piccoli processi psicologici di massa delle persone che utilizzano quella piattaforma,
ma siccome non ci stai lavorando, siccome non stai facendo niente di pratico, è come se non riesci a coglierne del tutto l'interezza. Punto secondo, ci sono infinite risorse online gratis che vi permettono di in qualche modo avere un intuito di quello che succede nel mondo, nel vostro settore. Personalmente consiglio di non leggere quello che viene scritto in Italia, semplicemente perché di solito sono notizie riprese dall'America, tradotte male e senza alcuna capacità di analisi. Quindi se dobbiamo andare alla fonte e avete una minima padronanza dell'inglese o addirittura volete utilizzare la scusa delle fonti per affinare l'inglese, andate a leggere Mashable, The Next Web, TechCrunch, tutte quelle riviste che la tecnologia la fanno a casa delle grandi aziende della Silicon Valley, in cui l'articolista è affermato perché è una telefonata di distanza dall'ingegnere di Facebook o di Google che gli spiega la novità che è appena uscita, mentre tu magari la stai leggendo sull'Ansa, tradotta male, in 200 caratteri, in cui ti spiegano che cosa è uscito, ma non quale può essere la ripercussione, mentre se tu vai direttamente alla fonte, anche quella cosa ti può formare. Perché il mio consiglio non è solo di fare delle cose, ma anche di imparare a ragionare. Voi non siete i super tecnici che si presentano al lavoro e dicono questo bullone si abita così. Il marketing digitale non è bianco e nero, è molto grigio, è la vostra capacità di ragionare in tempo reale sulle cose e quindi di allenare la capacità di ragionamento dipende anche molto da dove vi formate. Quali sono le due fonti? L'hai sentito dire da un collega universitario che non ha alcuna autorevolezza o l'hai letto da un giornalista americano? Hai visto il video su YouTube di un imprenditore americano che è a capo della principale agenzia digitale del mondo o te l'ha detto il docente che ha letto un libro sul digitale? Letteralmente i libri che leggete, i video che guardate, gli articoli che vi andate a spulciare determinano la vostra capacità di ragionare sul settore lavorativo in cui poi dovrete anche sviluppare delle competenze pratiche. Quindi approccio. Capire di estrapolare il massimo valore possibile da ogni contesto in cui starete e che ogni persona che vi sta intorno può essere letteralmente il contatto giusto per un'opportunità interessante un giorno. Il network che può essere sviluppato appunto sia all'università, sia nel lavoro, sia anche agli eventi di settore, che sono un po' la manifestazione fisica dell'informazione che voi traete online. Il vantaggio di un contesto come quello dell'evento fisico è che voi potete andare dallo speaker che fino a ieri avete solo visto a distanza e gli potete stringere la mano e anche lì dovete essere molto intelligenti e strategici nel modo in cui vi ponete di fronte a queste persone. Se io sto parlando a un evento e tu ascolti, io sono in una posizione di vantaggio perché tu hai pagato per ascoltare me. Quindi sognati di arrivare, stringermi la mano e picciarmi subito. Cioè che in qualche modo vuoi qualcosa da me, perché se io fiuto che tu vuoi subito qualcosa da me, e però io probabilmente non estraggo nessun valore da te, non ottengo niente in cambio. E comunque non c'è un reciproco scambio. Se andate a un evento, anche lì, o per conoscere le persone che sono sedute di fianco, o lo speaker, ricordatevi sempre di pormi nel modo giusto e di essere equilibrati. Per quanto mi riguarda, gli eventi hanno anche un'altra funzione. Io non faccio solo network con persone nuove, ma ho scoperto, e questo è successo anche con Gerard e Virginia, che gli eventi fisici mi permettono di mandare un pochino avanti la relazione con delle persone che già conosco. Quindi è come se fossero due binari. Stringo la mano a una persona che non conosco e do un abbraccio a quello che invece ho già conosciuto. Perché quando arrivi, tra virgolette, a un certo livello, ti muovi, non stai nella stessa città, sei indaffarato, anche solo incontrarti fisicamente diventa un lusso. E siccome io so che magari Gerard e Virginia li vedo 3 volte o 2 volte in tutto l'anno, a me quell'evento fisico fa comodo. Perché io li vedo, siccome sono persone sveglie e veloci, in un'ora ci aggiorniamo di quello che è successo negli ultimi 6 mesi e di quello che succederà nei 6 mesi successivi e mando avanti la relazione e ci diciamo quella cosa e succede qualcosa di interessante. Quindi le risorse giuste, che sono tutte gratuite, gli eventi. E il terzo e ultimo punto, e questo è il vantaggio del marketing digitale, sono gli strumenti gratuiti che sono disponibili online. Tu, per guardare come funziona la piattaforma pubblicitaria di Facebook Advertising, non hai bisogno di investire, devi solo creare l'account, aprire lo strumento e guardarlo senza investire. E anche solo guardare Twitter Advertising, Facebook Advertising, LinkedIn Advertising, come sono differenziate le piattaforme, ti permette di avere una fotografia di magari quali sono le caratteristiche.
allora banalmente ti rendi conto che se devi fare una campagna per titolo professionale, LinkedIn è perfetto perché ti permette di andare talmente tanto nel dettaglio per titolo professionale, industria e addirittura livello, quindi senior, junior, mid-level, eccetera, che se quello è il tipo di campagna, probabilmente LinkedIn è la piattaforma dominante. Puoi avere un altro dubbio: quale di queste piattaforme sono più convenienti? In quale di queste piattaforme mi costa di più raggiungere le persone o di meno? Le scopri, scegli lo stesso identico target e vedi che per raggiungere il target su Facebook mi costa magari 1 euro 10.000 persone, su LinkedIn è 1 euro 300 persone. E quelle sono informazioni che tu puoi avere gratuitamente semplicemente spulciando gli strumenti ed è una cosa che puoi fare anche già quando stai all'università con 0 euro di budget. L'ultima cosa che suggerirei di fare a uno studente universitario, in assenza di un brand personale forte che ti permette di lavorare con un'azienda nazionale, è scendere nel dettaglio locale. Quante PMI in Italia stanno completamente allo sbando sul digitale o non ci sono neanche sbarcate? E letteralmente voi, che magari non avete alcuna esperienza, siete comunque la migliore offerta per quella PMI, perché nessuno si è mai presentato al loro cospetto a dirgli: ti lavoro un mese gratis, se ti piace poi mi dai i soldi. Si tratta anche lì di essere intelligenti. Tu sul mercato del lavoro in quella fase non conti niente. Chi sei tu senza contatti e senza brand personale, senza esperienza, per andare da lui e fargli subito un'offerta economica? Lo puoi fare, mi permetto di suggerire il fatto che fare un mese di prova gratuito è anche un test per dimostrargli disponibilità. E tu immagina che se sei uno studente universitario e metti in fila 4-5 PMI che ti danno ognuno 100-200 euro, cominci letteralmente a macinare dei soldini, a fare pratica, a utilizzare Facebook Advertising, stavolta con un budget, quindi hai anche un po' la paura di sprecare i soldi che ti fa lavorare in modo completamente differente, perché anche lì non stai più solo guardando, stai anche utilizzando lo strumento e letteralmente stai facendo qualcosa. Sporcarsi le mani non è mai stato così facile. Immaginate che eravate nati e cresciuti in tutt'altra epoca e vi interessava fare conto la televisione. O lavoravi in televisione o non lavoravi in televisione. Nel marketing digitale tu puoi fare marketing digitale molto prima di essere preso da un'azienda e vi assicuro che fa la differenza. Inseriti colloquio, perché ho fatto anche io dei colloqui, e quando mi si presenta il ragazzino di turno non mi interessa nulla di quello che lui ha studiato, gli chiedo solo: tu nel tempo libero che hai fatto? Cioè quanto veramente volevi spingere sull'acceleratore, quante cose parallele sei riuscito a fare, perché? Perché per come vi ho fatto ragionare io, la partita vera non è la laurea. Utilizzate l'università come una scusa per conoscere persone interessanti, avere degli stimoli, fare network, quello che volete voi, ma la laurea non è la metrica fondamentale. In sede di colloquio, quello che io ti chiedo è che cosa sai fare. E non mi interessa che mi dici: non ho mai lavorato per un'azienda. Ok, siamo nel 2018, ci sono infinite opportunità per lavorare senza stare in azienda. Quindi questi sono gli elementi che metterei in fila per cominciare.